Nando Mormone, presentazione della stagione artistica del Teatro Cilea, dopo tanti successi registrati negli scorsi anni, un cartellone con grandi nomi e grandi novità. Siccome sempre, diciamo, siccome il livello eh, si è alzato perché in questi due anni i risultati sono veramente straordinari quindi questo ci, ci porta a noi tanto entusiasmo, tanta gioia naturalmente in un momento così difficile del teatro la risposta sia in numero di abbonati che in presenza è clamorosa in questi due anni è controtendenza a tutto il resto degli altri luoghi, però ci ha portato a noi ad avere maggiore, ancora maggiore attenzione e competizione perché l'esigenza del pubblico aumenta sempre di più e quindi naturalmente il lavoro diventa ancora più eh, straordinario impegnativo e devo dire che quest'anno il cartellone eh, minimo è a livello degli altri anni, se no c'è qualcosa in più. Poi, insomma, un lavoro fatto da molto tempo e quindi anche per chi in questo momento il teatro Cilea eh, attrae molto più facilmente gli artisti. All'indomani del successo di Made in Sud, grandissima stagione televisiva, Made in Sud approda anche in teatro e sarà naturalmente al teatro Cilea con Stefano Fatima e tutti gli artisti. Sì, eh, fa parte di un evento unico in teatro, quindi in esclusiva ce l'abbiamo noi in inverno, lo spettacolo di Made in Sud in teatro in Cartellone, questo è un momento importante soprattutto perché a parte gli abbonati che magari non vengono a vedere in tv eh, lo spettacolo, ma soprattutto perché possono accedere i bambini che spesso c'è cioè, questa grande richiesta di vivere eh, gli artisti da vicino e nello spettacolo alla Rai non gli è permesso e quindi eh, credo che sia molto bello per loro. Esposito, direttore generale del teatro Cilea, allora ci illustri quelli che sono gli spettacoli che vedremo quest'anno in cartellone. Vabbè, partiamo subito con una grandissima opera, partiamo subito con Arturo Braghetti, uno spettacolo internazionale che quest'anno ha avuto un grandissimo successo in tutta Italia e anche all'estero, quindi per noi è un grandissimo onore avere Arturo, è stata una trattativa lunghissima la quale abbiamo spuntato e siamo riusciti ad ottenere Arturo. Subito dopo, un nostro prodotto di famiglia, di turno e produzioni che è Fatti Unici, un grande successo a Rai 2 per la SICOM eh, targata Tunnel Produzioni, subito dopo ancora un progetto nostro di famiglia, l'abbiamo detto, Made in Sud dopo due anni dove non volevamo insomma, associare le nostre due creature, ma quest'anno i tempi erano maturi per farlo. Andiamo avanti con, con Biaggio, con Biaggio Izzo, che farà uno spettacolo di Edoardo Tartaglia, i tartassati dalle tasse, il periodo natalizio, quindi sarà lo spettacolo eh, di Natale. Dopo andiamo con Maurizio Casagrande, ci avevamo ripromesso l'anno scorso di rincontrarci quest'anno, uno spettacolo che ha avuto mostri a parte un grandissimo successo, lo rivedremo al Teatro Cilea, una stella, una star, Serena Autieri. Subito dopo eravamo tre anni che cercavamo di avere sede nel nostro teatro, devo dire la verità, quest'anno il teatro ci ha avuto insomma, un grandissimo appiglio da parte degli artisti perché molti ci hanno cercato eh, di entrare in questo cartellone. Diceva Nando, e eh, sottolineo io che i tempi erano, adesso sono maturi, il pubblico nostro è sempre più esigente, gli abbonati crescono sempre di più, anche in termini di presenza siamo molto aumentati, quindi naturalmente abbiamo dovuto soddisfare le esigenze di tutto questo pubblico, con tutti questi nomi importanti che adesso vi sto citando. Andiamo avanti con il teatro. Il teatro per Barra, io dico il teatro perché insomma il maestro Peppe Barra, secondo me, è la reincarnazione del teatro eh, in generale. Quindi avere Peppe per noi è un'altra grandissima soddisfazione. Dopodiché abbiamo preso uno spettacolo, Gianluca Guidi e Piero Grassia che sono una delle coppie più importanti, più forti in questo momento in Italia uno spettacolo che ha debuttato al Teatro Festa Napoli Teatro Festa una critica incredibile Gianluca è una persona per noi di famiglia e quindi ci teniamo tanto ad averli con noi e di famiglia si parla quando si parla di Salda Vinci un altro spettacolo prodotto dalla e Produzione uno spettacolo, La Fabbrica dei Sogni che sarà uno spettacolo itinerante, lo chiamiamo così uno spettacolo londinese per quanto sia spettacolare passatemi il termine, eh, e quindi Sal non potevamo, naturalmente, si mercino a mettere il nostro cartellone. Chiudiamo un altro prodotto della nostra famiglia, ditelo voi, 25 anni di carriera, uno dei pochi tri ancora esistenti in Italia che hanno avuto un grandissimo successo in questi 25 anni e quindi chiudiamo con questo grande spettacolo, questa eh, meravigliosa stagione 2019-2020.